Pesissima, primo match, non mi ricordo neanche su che campo dovevo giocare. Allora gli dico: dai, Petri, organizziamoci così andiamo a scaldarci. Mi fa: ok. Allora tu vai dritta, esci, trovi la road lever, vai a sinistra, poi vai ancora dritta, vai sotto, c'è un sottopassaggio, vai a destra, vai dritta al numero 2972 della porta e troviamo la. E io ho detto: no, dai, aspettami che andiamo insieme. No, no, devi imparare, devi andare da sola. E faccio: va bene, ok. Io un po' impanicata con Ale, gli faccio: Ale, andiamo insieme, almeno accompagnami. Allora ci troviamo davanti alla road lever, io lo guardo, lui mi guarda e faccio: e ora E ora dove andiamo? dove andiamo? No, fatto sta, alla fine era un casino, abbiamo chiesto a 1.000 persone, ci siamo arrivati, però è veramente tutto enorme. Eh sì. Un sacco di persone, poi gli australiani sono molto euforici, cioè nel senso anche con il tifo e tutto quanto sono abbastanza vivaci. Poi vabbè, se sei in tabellone in uno slam ti trattano in una maniera incredibile, cioè è tutto molto più bello rispetto alle quali. Comunque si giocano in un altro posto, non vedi tanti giocatori. Quindi sì, bello e divertente. Hai avuto l'opportunità di giocare, di fare da sparring, di giocare con qualcuno? No, no. Perché le donne sono stronze. No, e questo è vero. Puntualizziamo. No, no, è vero, perché io mi ricordo la schiavone voleva giocare solo ed esclusivamente con dei maschi. Vedi? No, per dirti. No, sparring, sparring no. E il primo che sbagliava o tirava un mezzo metro più corto, no, Sì. lei era, si imbestialiva in una maniera, Invece, sì. no, una pressione ti metteva, mi raccontavano, incredibile, si incazzava come una bestia. No, No, ovviamente sparring. una vera iena, una iena davvero lei, uno spettacolo di donna. La schiavo, sì. Ci ho fatto due parole, mi sembra New York, appunto. Beh, è proprio una bella persona. Sì. E no, No, mi sparring, dicevi? sparring, sparring no, però abbiamo giocato appunto a fianco giocatori. La prima volta c'era Verdasco a fianco. Discreto, Bravo. vero? Poi chi c'era? Cazzo, Verdasco è del mio anno, 1983. Grande Fernando. Poi vai? Sì. Vabbè, c'era la Sabalenka anche, chi c'era? Djokovic, ma ce n'erano molti, però appunto giocarci insieme no. Saluto Fausto che mi Sì, stima molto, lo saluto anch'io. ti stimo tanto, mi saluti, scrivimi in direct, adesso partono queste frasi, è vero? E vabbè. Dimmi una cosa, come ti piace vincere il punto? Bella domanda. Diciamo che sono una giocatrice tutto campo. Cioè, quando dici, oh, questo mi ha veramente gasato, cioè sono stata, come mi piace vincere il punto in questa situazione? Mi piace molto costruirmi, insomma, muovere la palla, diciamo dipingere il campo, no? Magari ovviamente concluderà rete, stiamo lavorando molto sul comunque le conclusioni, colpi di primo gioco, quindi servizio risposta, primi due colpi, cercare comunque di essere sempre più incisivi. Però di mio sì, tutto campo, non ti saprei dire, non so, tipo mi piace soprattutto fare questa cosa, sono abbastanza un mix. Mettiamola così. Bene, quindi ti piace fare tutto e ti Sì. adatti all'avversaria. Per Anche sì, no, beh, sì, se forza, proprio sì. minimo, cioè alle Esatto. situazioni. Quindi grande spirito di adattamento. È la parola giusta, sì. Beh, dal momento in cui non hai un posto fisso dove allenarti, direi che la parola adattamento fa parte del tuo, cioè la metti nel portaracchette, direi, l'adattamento. Sì. Non è male,
No. Sì, sono sempre stata una che si adatta abbastanza un po'. Ma infatti ti ho fatto questa domanda perché secondo me poi alla fine, un po' dagli anni di insegnamento, le persone che mostrano un certo tipo di gioco in campo, di atteggiamento in campo, poi alla fine rispecchia un po' quello che si sentono nella vita di tutti i giorni, no? Quindi tu cerchi di adattarti. Sì. Probabilmente, magari, no, però, sì, penso che sì. Ciao Melania, mi saluti, mi chiamo Christian. Ciao Christian. Grande. cosa voglio dire? Ah sì, dimmi. Il doppio è una cosa che mi piace molto giocare anche. Bene, questo è importante. Molto, questo è importante, è importante. Tanto, sì. Tanto. Ultimamente ho fatto coppia con Lisa Pigato. Che salutiamo. Grande Lisa. Che salutiamo. Abbiamo fatto dei buoni risultati. Salutiamo anche Ugo a questo punto. Grande. Ciao. Ok, vai. Direi, no? E niente, ci troviamo bene insieme. Alla fine non è facile trovare sinergie in una coppia, no? Ci competiamo, comunque abbiamo un gioco abbastanza diverso e in doppio alla fine fa la differenza perché ci si completa, no? E ci divertiamo molto. Tra l'altro un altro aneddoto dell'Australia, bellissimo questo, stavamo giocando doppio, primo match a Melbourne, cambio campo, tra l'altro non era neanche un bel momento perché eravamo un po' sotto. Allora aspetto Lisa che beve, ci sono due spettatori australiani carichissimi con due birre in mano ma molto carichi, e a un certo punto io li guardo un attimo, aspetto Lisa e ci fanno, inizialmente ci chiedono una foto e poi ci fanno: volete un sorso di birra? Grandi. Ci siamo messi a ridere, siamo andati lì e gli avete detto ok, va bene, grazie. Cosa, ti faccio una domanda così, che non avevo scritto ma è venuta in mente adesso: ma becca di più Musetti o Zeppieri? non rispondo li conosco entrambi, non li conosco benissimo, forse conosco di più Lorenzo, però okay. Non rispondo. brava giusto. No, quindi parlavamo di adattamento, di adattamento alla situazione, trasferta, match, superficie e clima. Qual è la cosa che trovi difficoltà ad adattarti in qualcosa in particolare? Fusi orari, clima, superfici? No, superfici forse no. Allora, superfici ti dico già di no, perché ritorniamo sempre al discorso dell'adattamento, sono sempre stata una che si adatta facilmente, ovviamente non ti dico che sono giocatrice tipo Wimbledon, erba, però comunque... Vabbè, però delle soluzioni le trovi. Sì, esatto. Per il resto, ma a fusi orari, appunto, ho fatto la mia prima trasferta lunga in Australia e... Sì, i primi giorni ho fatto un po' di fatica, lo ammetto, ma penso sia normale alla fine. Però certo. Una situazione che proprio mi dà fastidio, ma anche qua non me ne viene in mente, cioè non lo so, non me ne viene in mente una in particolare. Meglio. Meglio. E invece quanto sei social tu, Melania Delai, giovane promessa del tennis italiano? Quanto sono social? Abbastanza. Cioè, che rapporto hai con i social? Buoni, nel senso che mi è sempre piaciuto, tra virgolette, raccontarmi. Quello che sono nei social sono io, non... abbastanza trasparente. Comunque alla fine ho degli sponsor che mi aiutano e quindi, come è giusto che sia, insomma, appunto mi racconto sui social e niente, posto quello che sono io e quindi questo è importante, cioè che ci siano delle situazioni, delle aziende, delle società che
che ti aiutino nel percorso è una cosa veramente speciale. Quindi faccio i complimenti a te, perché vuol dire che credono in te e credono nel team, e sicuramente ci sono delle persone nel tuo team che ti aiutano a cercare queste sponsorizzazioni, e è bello, è veramente che sia così. Complimenti. Grazie. Non è così facile, no, dico, non è così facile trovare delle situazioni come la tua. Sì, diciamo che mia mamma mi... Ma è un pregio, Cioè, voglio dire, è bello, mi fa piacere. Perché so cosa vuol dire cercare sponsorizzazioni. Quindi quanto sia difficile, quanta passione devi trasmettere nelle persone che poi dovranno aiutarti, no? Quindi... Sì, comunque alla fine poi si crea un bel rapporto, no? Come una grande famiglia anche con appunto gli sponsor, quindi è una bella cosa anche da quel punto di vista. E sì. Mizuno, com'è la roba della Mizuno? Mizuno, tanta roba, bella. Mizuno, dimmi. Hanno fatto una linea riguardante l'Handel, se non sbaglio. Con l'aquila, tutte le aquile, non per me da maschio, però bellissima, molto bella la roba. Sì, Mizuno, fai conto, faceva, farà ancora delle super mega scarpe d'atletica, cioè Mizuno era il top di gamma per le scarpe d'atletica, ma lo è ancora, immagino. Non sì, solo magari, comunque, però sì, no, ma io proprio... mi ricordo proprio l'atletica. Proprio il tessuto è performante, poi le scarpe io mi trovo molto bene. L'atletica anche sono super, quindi sì, grande Mizuno. Dimmi una cosa, quanto ti condiziona il pubblico, se ti condiziona, quando vai a giocare? Ti condiziona? No, non mi ha mai condizionato più di tanto. Alla fine siamo giovani, è giusto che comunque ci siano un po' di, tra virgolette, riflettori puntati, no? Però sta a noi gestirli, se prenderli come una carica in più, io li prendo soprattutto come una carica, è una cosa bella alla fine, se qualcuno ti segue, comunque ti viene a vedere, c'è pubblico. Ovviamente appunto bisogna saperla gestire, no, infatti, non ti nego che appunto nelle prime partite dell'Islam, diciamo, si può dire, me la sono un po' fatta sotto anche le prime partite, immagino che ci stia, no? Sì, quindi, però è una cosa bella appunto, quindi non la prendo, non la vivo male, anzi assolutamente. No, brava, brava, perché se la porti a tuo favore tutta questa carica è tanta roba, brava, ma è lì che dobbiamo arrivare, no? I professionisti fanno quello, quindi. Esatto. Cioè, non credo che Roger, quando entri in campo sul centrale di Wimbledon, sia tranquillissimo, però. Però, sì. Però, insomma, è come se entrasse in casa sua. Madonna, veramente. Quindi, insomma, però magari all'inizio, le prime volte all'inizio che giochi sul centrale. Anche lui. Immagino proprio di sì. Cioè. No, ma l'emozione te la darà sempre. Sono emozioni diverse, poi sono età diverse, sono maturazioni diverse, quindi. A volte bisogna saperla trasformare in adrenalina, no? Sì. Senza farsi abbattere, magari dici, cavolo, sono tesissima, che ansia. Quindi devi trasformarla, ribaltarla a tuo favore. Ce l'ho fatta. Grande, grandissima, ribaltarla. Dimmi una cosa, musica, capitolo musica, che mi gasa un casino la musica. Anche a me, mi piace un sacco. Allora, ti faccio due nomi di due cantanti di Spezia. Oddio, no? Perché oddio. Perché io sono di Spezia, sì. Cioè, lavoro a Lerici. Circolo tennis Lerici, però vivo a Spezia. Allora, vivo a Spezia, no, vivo a Lerici. Però questi due ragazzi sono Ice Nob, lo conosci?
Mannaggia. Momento silenzio. No, è un amico che ha fatto delle cose interessanti, vado a cercare. Okay. E Anna Peppe è una ragazza molto giovane che ha fatto tipo disco di platino o qualche... Sì. Sì. Qualche, una roba del genere, roba tipo trap, cose del genere. Sì, sì, ho presente. Ecco, ok, perfetto, benissimo. Okay. Che musica ascolti a parte queste due cagate che ti ho detto? Allora, io... No, adesso, a parte gli scherzi. Sono due ragazzi, una giovanissima che ha avuto successo e un altro più pochettino più meno giovane che sta cercando di... Molto bravo, tra parentesi, vallo a cercare. Va bene. E ha fatto, tra parentesi, un... poi te lo mando Ice Knob, Mike Ice Knob. Poi, ha fatto un pezzo con Junior Kelly qualche giorno fa. Ah, ma sì, ma ho capito, ho presente quello, sì, tutto, sì, tatuato, sì, che ha scritto, sì, Ice Knob, sì, qua. Sì, ho capito, sì, assolutamente. Lui è uno che è veramente, sì, matto, sì, sì, sì. Oh, un grande. Presente. Cosa studi, Melania? Come va con la scuola? Comunque studio il liceo linguistico online. E ok, let's start speaking. No. Aspetta, fammi finire. E a fine di ogni anno devo dare l'esame, quest'anno ancora non si sa. Come se online o appunto in sede, perché con questa storia del coronavirus ha un po' scombussolato tutti quanti, però... Sì, non ti faccio le solite domande sulla come è andata la quarantena, come ti sei allenata, se no due coglioni io di sentire queste domande che non ne posso più, ti giuro, quindi non te le faccio. Sei sorridente, pettinata, quindi vuol dire che sei stata benissima. No, io partirei con il francese, io non conosco il francese, mi dispiace. No, tralasciamo il francese. No, allora, mi stavi dicendo, stavamo parlando della musica, no? Musica. Un po'. Allora, io ascolto, ti dirò, un po' di tutto. Ok. Rap, trap, un po' di reggae, la techno anche mi gasa un sacco. Grande. Dai, come tu, techno. No, ma ascolto anche un po' di techno, mi gasa tantissimo. Sì. Quindi un mix, veramente un po' di tutto. Non ho, una cosa, non in base, cioè, se è umorale la cosa, dici? No, dico, esatto, sì, perché quando fai una trasferta, ma ci sono vari momenti, non so, uno prima di andare, sì, a letto dice, vabbè, sento la musica, voglio sentire, sa, cosa ne so, adesso mi viene in mente Satoshi Tomi, che è un DJ di 150 anni fa, quando andavo io a ballare, e faceva delle robe pesantissime, oppure sento, cosa ne so, Claudio Baglioni, perché mi vai a sentire Claudio Baglioni, no, non lo so, dico a caso. No, quindi in che momenti senti queste... Beh, sicuramente varia, cioè non è che prima di andare a dormire mi sparo un pezzo techno a bomba. Come no? No, faccio una parentesi, tra l'altro il mio amico Matteo Arnaldi, questa la racconto sempre, lui prima di giocare le partite si ascolta canzoni deprimenti, ma... deprimenti nel senso peso proprio, e lui fai, a me gasano queste qua, quindi per farti capire come no, ma certo, su... è personale e ma prima sì, appunto, cambia un po' come ti devo rispondere. Guarda che bella domanda che mi hanno fatto, grazie Claudio. Mister, ma lavori o prendi solo il sole? Io lavoro, mi ragazzi, mi viene abbronzato. Ma perché, sai, loro sono degli imprenditori di livello, capito, altissimo, e quindi loro sono abituati a stare davanti al computer. Ciao Ale, una ragazza che gioca con me. Vabbè, comunque, parlando della musica, sì, ascolti tutto bene. Reggae, cosa ascolti di particolare? Ma misto, generale. Bob Marley. Bob, per forza. Ogni tanto mi sparo anche un po' di reggaeton, non lo nego.
Ok, vabbè. Lo sapevo. Vabbè. Ogni tanto. Dai, è giusto così. Vabbè, bello, sì. E questo è quanto? Quando sei nata? 15 ottobre 2002. Ah, cavolo, no. Allora, la patente la prenderai. Quest'anno, teoricamente. Quest'anno, sì, a fine anno. Sì. Ascolta, hai già guidato un po'? Ho fatto una guida zonale, però ovviamente con la macchina automatica è come andare sugli autoscontri, anzi mi dicevi di andare non vale. Perché aveva paura che io andassi un po' ovunque, da tutte le parti. Quando schiacci, schiacci lì. Avevo più problemi a frenare che a accelerare, ti dirò. Perché ti inchiodi. Vabbè, comunque no, guide serie, no, non ancora. Vabbè, hai un po' di tempo. In quarantena ho letto un po' il libro, che no, non è qua, appunto della scuola guida. Brava. No, un pochino, non tutto. L'ho iniziato. E boh, vedremo un po' come andrà a finire. Allora, poi qua ho scritto un pensiero importante. Non sarei mica juventina? No, allora, non seguo il calcio, no. Perfetto. Non seguo. Quindi non Benissimo. Ho una squadra juventina. I ragazzi di prima mi chiamano mister perché sono legati, sono calciatori, capito? Sono legati al mondo del calcio, quindi non mi chiamano maestro, ma mi chiamano mister, capito? Sono legati al mondo del calcio. Che quindi, vabbè, il calcio non ci interessa. E altri sport che segui? Che seguo... Cioè, cerco di seguirli, tra virgolette, un pochino tutti, però in realtà che seguo come il tennis nessuno. Appunto, il calcio, ti dico, non ho una squadra del cuore, non seguo. Sì, ogni tanto se capita la TV mi guardo quei 5 minuti di una partita magari importante, però non, uno in particolare non ce l'ho. Quindi, c'è lo sci? No. Zero. Nuoto? Il nuoto Federica Pellegrini, che è veneta, grande. Lei è uno spettacolo. Sì, però non, se mi chiedi il risultato di X nel 2018 non te lo so dire. Cioè. No, vabbè, ma quello chi se ne frega, però dico... Ah. No, cavolo, non è che sei a fare un quiz, però dico... No, magari lo so, se mi chiedono, guarda, io dico sì, mi piace... Lo snooker, per esempio. Lo snooker è un gioco di biliardo. Lo snooker? Ale, lo segue tantissimo. Vedi? Le persone di qualità seguono sport di qualità. Livello alto. C'è niente da fare. Cioè. Giusto. Dimmi una cosa, ma siccome hai girato tanto, no? Anche junior, immagino che non sei stata ferma un attimo, no? Mm. Quindi avrai visto sia dei posti marci, che dei posti incredibili. Allora, vogliamo sapere lo spogliatoio, cioè il posto più marcio a livello di spogliatoio. Ce l'ho qua. E poi no, non ce l'avamo messi d'accordo, attenzione. No, è vero, è vero, esatto, zero. Ci siamo telefonati, ci siamo detti 4 minchiate per telefono. Confermo. E è finita lì. Voglio sapere quello e voglio sapere l'albergo anche lì più marcio e invece più bello, cioè sia spogliatoio che albergo, vorrei sapere. Allora, spogliatoio ce l'ho pronti via qua. Vai. Algeria, Tlemcen 2000 e non so se 16 o 17. Ma con me, ma è viene dalla doccia,